siamo esattamente in diretta davanti ai cancelli della Denso, qui a San Salvo. Ho radunato attorno a me alcuni rappresentanti sindacali di varie sigle per capire bene cosa sta succedendo. In realtà, come si direbbe nel classico linguaggio giornalistico, viene un po' gettata acqua sul fuoco perché non è così drammatica come era sembrata la situazione, ma anzi è una fase assolutamente interlocutoria, ma anche meno forse, almeno a loro dire. Vi posso anche aggiungere che questa mattina è arrivato proprio il vertice della Denso, il giapponese a Roma, e per una visita anche normale, diciamo, non c'è stato a quanto pare un particolare discorso, semplicemente una delle normali visite che vengono fatte qui. Accanto a me ho Luigi Laverghetta, che è un rappresentante sindacale, che appunto ci spiega che cosa sta succedendo o non succedendo. Sì, innanzitutto chiariamo che abbiamo tanto lavoro in questo momento, parliamo dell'attuale e non ci sono preoccupazioni, anche se chiaramente facciamo qualche giorno di cassa su alcuni reparti dove abbiamo in particolare sulla 115. Per quanto riguarda un po' il polverone che lei giustamente ha già in parte spiegato, si è un po' sollevato, è bene buttare acqua sul fuoco, nel senso che oggi c'è stata la visita del Presidente a Roma, ma è prevalentemente una visita di cortesia, quindi non è venuto qui per designare il futuro. Come avete già letto e avete sentito su altri magari TG, c'è stata una comunicazione forse errata. Allora, nel nostro interno, con le altre Denso e Europa, c'è una competizione interna per assegnare in Europa l'elettrico, perché sappiamo che il mercato dell'auto sta dirigendosi verso l'elettrico e ibrido. Quindi i concorrenti diretti sono Denso Barcellona e Denso Ungheria e Denso San Salvo, ma ad oggi non è stata giudicata su nessun sito dove si farà l'elettrico. Chiaramente noi ci auspichiamo di portarlo qui a San Salvo, è il nostro obiettivo. Oggi, ripeto, Arima è venuta a fare una visita di cortesia, ha detto il futuro, da quello che siamo riusciti a capire, il futuro è vostro, dovete saper venirvelo a prendere questi prodotti che poi sono l'inverter e il motogeneratore, e noi siamo pronti ad accettare queste sfide. Allora, per chiarirci, se il futuro è nell'elettrico e poniamo il caso che vincesse Barcellona o l'Ungheria, che comunque non parliamo di un terzo mondo, ma parliamo insomma di nazioni al pari della nostra, quindi non si tratta di delocalizzazione per andare a cercare manodopera a miglior costo, ma semplicemente evidentemente uno stabilimento produttivo che sia in grado poi nel futuro di produrre questo elettrico, questo ibrido, questo elettrico che sia. Dovesse andare altrove, qui che succede secondo lei? Guarda, non è detto che venga giudicato prevalentemente tutto su uno stabilimento. Non ci è stato spiegato che magari l'inverter potrebbe essere anche in parte fatto, diciamo, assemblato in Ungheria alcuni pezzi, altri in Spagna, e poi magari la parte finale potrebbe essere assemblata qui in Denso e spedita direttamente al cliente. Quindi non è ancora designato al momento nessuna certezza su quello che sarà. Ok, quindi insomma tranquillizziamo un po' gli animi, loro continuano a lavorare con sufficiente serenità, possiamo dire così, e vedremo gli sviluppi di questa situazione. Carmine, se non hai domande da No, studio. no, grazie Marina, ringrazia i lavoratori soprattutto per averci aiutato, insomma è bene andare sul posto certe volte per verificare le notizie.